Il primo messaggio su Facebook è apparso alle 2:42 della scorsa notte. Ho i ladri in casa, vi prego, chiamate i carabinieri. Così Cristina Gimignani, giornalista e sceneggiatrice Rai, ha dato l'allarme dopo essersi barricata con sua madre in camera da letto. Il messaggio è stato visto da tanti, molti increduli. Qualcuno ha scritto: ma è uno scherzo. Invece non era uno scherzo. Il 112 lo ha chiamato il fratello di Cristina, che lo ha letto dagli Stati Uniti. Un'ora dopo, ancora su Facebook, un altro messaggio: ci hanno portato via tutto, compreso i ricordi del padre, gioielli più della memoria che di valore. Cristina Gimignani ha raccontato la terribile avventura in un video postato su Facebook. Quello che temevo da mesi purtroppo è accaduto. La mia casa è stata presa d'assalto dai ladri e ci hanno rubato tutto. Io abito al secondo piano rialzato, ma non hanno avuto paura di niente. Sono entrati dalla finestra alle 4 di stanotte. Mia mamma se n'è accorta quando li ha visti vicino al letto, è sgusciata in camera mia, ci siamo barricate in camera, ho dato l'allarme, ho chiamato sia il 113, ho mandato anche un allarme su Facebook perché speravo che riuscissero a prenderli. Sono arrivati dopo una decina di minuti, ma i ladri erano già scappati.